Buonasera a tutti, bentrovati alle degustazioni dalle ore 17. Oggi andiamo in Toscana, vi porto a Piombino perché vi voglio far sentire un vino straordinario. Perché straordinario? Naturalmente sono le condizioni ambientali nel quale cresce questo vino. Siamo, vi dicevo, in una terra molto particolare, siamo appena nell'entroterra di Piombino, siamo in questo promontorio molto particolare perché vi sono due fattori molto importanti. Da una parte il territorio, il suolo, nato nel Cenozoico, fatto di arenarie quarzoso micacee con delle cementificazioni argilomarnose. E poi un po' a strati, un pochettino a placche, vi è dell'argilla siltosa e degli strati un po' di sabbia, un pochettino di ghiaia. È un terreno quindi estremamente ricco e complesso, capace quindi di imprimere alle uve e ai vini conseguenti un carattere estremamente forte, robusto, piuttosto mascolino, uniti ad una buonissima eleganza, perché la parte cosiddetta minerale intensa dà struttura al vino, dà potenza, ma anche quelle placche un pochettino di suolo drenante, sabbioso, ghiaioso, sono quelli che danno freschezza, che danno eleganza al vino. Quindi già una condizione di suolo perfetta per avere entrambe le cose, potenza ed eleganza. E poi vi è il clima molto particolare in questa terra, perché vi siamo nel cosiddetto corridoio albano. Cos'è il corridoio albano? È praticamente una corrente d'aria che spira tra l'isola d'Elba e l'entroterra toscana. In questa sorta di corridoio si incunea questa corrente d'aria la sera e la notte, che tende a rinfrescare il clima. Clima che si fa caldo e rovente naturalmente durante il giorno, appena mitigato da qualche brezza marina, ma soprattutto la sera rinfrescato da questa brezza appunto che arriva dal corridoio albano. Condizioni perfette quindi per ottenere vini di grande struttura, di grande qualità. Ma poi naturalmente c'è il fattore umano. Quindi vi voglio parlare di Anna Maria Toni, che ha costruito questo suo podere San Luigi, un piccolo podere nato dalla passione. Anna Maria Toni è di famiglia di commercianti di vino, sono da anni che questa famiglia commercia in vino, ma la sua grande passione per il vino di qualità l'ha spinta proprio a costruire una piccola sua tenuta, un suo piccolo podere nel quale poter fare dei vini assolutamente straordinari. Tutto in qualche modo qui è costruito per produrre grandissima qualità. Innanzitutto Anna Maria Toni si è affiancata con Marina Polencic nella parte enologica, diciamo così, nella parte di costruzione del vino. E nelle vigne c'è il marito, mite e sereno, che coltiva le viti in un modo molto minuzioso, molto preciso, con grande cura e con grande amore. Sovrintende un po' a tutte queste operazioni Alberto Antonini, ma che rimane praticamente un pochettino in disparte. L'anima, diciamo così, del podere San Luigi è praticamente quello di Anna Maria Toni e di Marinka Polencic. Eccolo qua, il vino di cui vi voglio parlare si chiama Fidenzio, è frutto di uve Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, un cosiddetto taglio bordolese naturalmente, ma che cresce e nasce in un territorio, come vi dicevo, del tutto particolare, del tutto straordinario, non assolutamente accomunabile né all'entroterra toscano più classico, ma forse con qualche lievissimo grado di parentela con la zona bolgherese. Vediamo quindi allora questo Fidenzio del 2005. Due parole anche sull'annata perché ne vale la pena. Il 2005 è stata un'annata non particolarmente prestigiosa in tutto il nord Italia. Si è ben difeso invece il centro Italia, l'Umbria, la Toscana, le zone costiere hanno saputo dare vini con grande forza e anche con un certo grado di eleganza. Ma assolutamente anomala invece la struttura e l'eleganza che ha espresso il 2005 in questa terra, a Piombino, nel promontorio piombinese, davvero straordinario. Il colore ne è subito anche testimone perché ha un'intensità fortissima, questo tono rubino con ancora dei riflessi quasi violacei, tanto è intenso, tanto è cupo, tanto è profondo. Quindi un colore già molto molto invitante e già in qualche modo predispone, ci fa capire che siamo di fronte ad un vino con una forte consistenza.
e d'altra parte appena ce lo portiamo al naso, ecco che si svela tutto, tutta la sua personalità. Arriva questo profumo intensissimo, molto molto forte, fatto di una grande quantità di frutti di bosco, mirtillo e ribes in prima, cioè frutti con tanta buccia, che dà quindi una sensazione fruttata molto consistente e strettamente legata ad una folta speziatura, tanta, intensa anche quella, a tratti un po' mascolina, quasi pepata, quasi piccante. Poi a fianco di tutto ciò vi sono due elementi che danno, come dire, forza e leggerezza al contempo a questo vino. La forza vegetale del Cabernet, che in qui si esprime però in un tono molto maturo, molto consistente, per nulla acerbo naturalmente, per nulla verde, ma con quella nota che quasi si fa un po' tabacco, un po' liquirizio, davvero molto molto intenso. E poi un fortissimo odore di pietra, un fortissimo profumo minerale che dà quella soavità e quella leggerezza al profumo, che crea quindi un insieme davvero straordinario, fatto di elementi di potenza e di eleganza assieme. Il sapore è nettissimo, deciso, arriva in bocca con una grandissima forza, matura, fruttatissima, ancora con ribes, mirtillo, ma anche sensazione un pochettino più di ciliegia molto maturo, di ciliegia selvatica, che ha quindi con sé anche quel tocco lievemente ammandorlato, quel tono così dolce del frutto, sferzato poi da questo tocco appena appena vegetale di grande fascino, di grande leggerezza, e naturalmente poi questa tannicità estremamente fitta, serratissima, ma estremamente minuta, estremamente morbida. Più che, come dire, una sensazione graffiante, qui si ha una sensazione di volume, come se il vino si espandesse in bocca, prendesse spazio, prendesse posizione, aggrappandosi strettamente ai denti, alle gengive, al palato. Davvero una sensazione estremamente ricca, consistente, quasi immaterica proprio. È straordinario poi questo tocco così fine, così sapido, dato appunto da questa nota minerale e persino floreale. Sembra quasi di alla fine gustare anche un pochettino di viola, di rosa appassita. Davvero molto molto singolare. Un vino con una grandissima personalità, con una grandissima estensione gustativa e olfattiva. Davvero un vino non comune, capace davvero di regalare delle sensazioni fortissime. Sulla guida Veronelli naturalmente il Fidenzio è sempre presente con il massimo dei voti, con il massimo delle valutazioni, è sempre un 3 stelle blu, perché è un vino che tutti gli anni riesce a stupire per potenza, per eleganza, per completezza. Io devo fare davvero i miei più grandi complimenti ad Anna Maria Toni e anche a Marinka Polencic per questo straordinario lavoro che fanno. Io mi auguro che voi possiate gustare una di queste bottiglie, buonissime e non eccessivamente costose. Mi auguro quindi che possiate passare una buona serata e vi do appuntamento come sempre ad un prossimo incontro.